Thank you.
Salvatore! Questa energia visita alla città. Io Federico scelgo questa terra di Santa Lucia, pro suis delicis, e la dichiaro urbis velacia e nostra. Ordino che queste parole vengano riportate negli antichi stemmi e negli atti sigilli, da ora in avanti. Lo clamo inoltre, grazie ai privilegi che nel 1098 Papa Urbano II ha dato ai sovrani per realizzare la gerarchia ecclesiastica in Sicilia, data la morte del vescovo di Patti Stefano e la sede vacante, dichiaro la chiesa di Santa Lucia, indipendentemente da tutte le diocesi, e la elevo alla dignità prelatura nubis diocesis. Così la chiesa di Santa Lucia, per mano di re Federico, divenne la prima prelatura nubilis del mondo.
Thank you.
bravissimi Marco e Alessandro. Adesso, signori, dovete sapere che ogni gruppo di sbandieratori ha un single. No single perché non si è fatto zitto, non si è maritato. Single perché lavora da solo, con le bandiere. È un solista. E nel caso di Casa Normanna è Paolo Doriani. Accogliamolo con un applauso. La quinta no, 5 è impossibile. Adesso direi di fare una cosa, scusatemi, rullo di tamburi bellissimo, però io volevo sentire ste trombe. Se voi ci fate due bei squilli di tromba, facciamo entrare tutto il corteo a completo e lo presentiamo poi qua, perché sono giù che aspettano e si stanno annoiando. Facciamo due belle squilli di tromba, due bei squilli di tromba e facciamo entrare il corteo.
campo da 11 in provincia di Messina, gioca qua vicino. Io cerco di avvicinarmi per vedere chi entra. Forza! Trullo di tamburi, faccia! Federico!
La cosa bella erano le caldine, spettacolari, davvero, lungo tutto il corteo. Io chiamo qua il presidente Antonella Librano. Antonella? Antonella? Assieme al corteo di Santa Lucia del Mela, con tutte queste belle signore con fiori, sì, c'era un giocoliere, Fabio, spettacolare, gioca in questo momento con le palline con voi. E adesso arriva l'imperatore Federico e Costanza, rullo di tamburi. Trombe, dove siete? Suonate qualcosa! Intanto sono passati davanti a voi la falconeria, figli del re, artigli del re, di Mario Burderi. C'è una poiana che non riconosco, un gufo imperiale, reale, e poi ancora un gisfalco. I casati nobiliari di Santa Lucia del Mela, i Bancaldo e i Guarno, la spada di cerimonia da Federico e sua maestà l'imperatore Federico con la regina Costanza, col suo bel camaleuco, e dietro Pier delle Vigne, signori, lo seguiva passo passo. E il vescovo Gregorio Massaggio. Mostra! Oh. Allora, come ha fatto questa pallina? Finalmente! Perfetto! E allora, signori, io ho fatto un po' così da presentatore, un bravo presentatore, non dire niente. Sono Enrico Venturini, sono il presidente dell'USAS, Unione Siciliana di Rievocazione, dell'Associazione di Rievocazioni Storiche, e sono felicissimo di essere qua a Santa Lucia del Mela, dove mi ritrovo con ben 4 presidenti iscritti all'USAS. Uno è Salvatore Rotella, salvo, vieni. L'altro è il presidente di Micali, Ciccio Bonelli, e non c'è la nostra e la vostra Antonella Librandi, nostro fiore all'occhiello. È stata una delle ultime associazioni ad entrare in USAS, noi siamo stati felici di ospitarla, e oggi io questa sera, dopo questa bellissima manifestazione, ti ho portato un pensierino piccolo, però lo meglio di tutto è una pergamena, un attestato dove è studiato l'USAS, io a firma mia e del segretario Pietro Palumbo, che è il presidente dell'associazione di Castro Termini, un attestato di benevenza, di merito, per tutto quello che avete fatto, lo leggo così velocemente, attestato di merito di educazione storica alla morte di Federico e Costanza, 24 luglio 2022, all'Associazione Antiche Torri di Santa Lucia del Mela per l'impegno e la buona riuscita, il segretario Pietro Palumbo, il presidente Enrico Venturini, l'USAS tutta. Grazie. A te, cara. Adesso riprendiamo le nostre esibizioni con qualcosa di speciale. Ancora Casa Normanna non se n'è andata, è qua, perché ha un piccolo, in tutti i sensi piccolo, gioiello da presentarti. Si chiama Francesco. E Federico si chiama, no? Sembra una retta iniziale. Federico si chiama. Eccolo qua, fate entrare Federico. Thank you.
momento credo che sia stato l'applauso più lungo. Hai preso più applausi tu che Federico e Costanza, guarda. Davvero. Applaudiamo Federico.
cazzo! Adesso sarà consegnato un attestato all'associazione USAS, Unione Siciliana, Associazioni e Evocazioni Storiche. C'è qua il sindaco, l'avvocato Matteo Sciocco e l'assessore Benedetto Merulla. Prego, sindaco. Niente, io faccio i complimenti a tutti, a tutti i partecipanti, al presidente, ma innanzitutto anche voi, Antonella, che ha tanto desiderato e tanto voluto questa manifestazione, cioè i complimenti perché è stata una bellissima manifestazione che durerà ancora e noi siamo orgogliosi di aver fatto la nostra piccola parte, o grande per l'importanza, quello che era giusto fare affinché Santa Lucia di Mela e tutte. Tutti quanti possano avere una strada così bella che speriamo possa continuare nel tempo. Io vi dico da tutti gli ragazzi, faccio un complimenti a tutti quanti voi perché è stata oggi una giornata di caldo tremendo e se già era complicato normalmente, vi diciamo grazie, vi siamo cari con tutto il cuore per l'onore e per la gioia e per la rilevanza che ci date con questa manifestazione, lo facciamo tranquillamente tutta la Sicilia. Grazie Presidente, grazie a te. Grazie a voi. Io devo ringraziare tanto voi e dire solo dire una cosa. Io mi auguro di trovare dei sindaci con lei che ci credano in queste manifestazioni. Noi possiamo portare il turismo all'interno di ogni comune, perché una manifestazione del genere, se ripetuta negli anni, se è una cosa praticamente comunque fissata in un calendario ben preciso, la gente sa che il tal giorno di tal mese, tutti gli anni c'è una manifestazione a Santa Lucia della Mela e si organizzerà per venire. E allora sarà veramente portare il turismo a Santa Lucia e vedrete quanta gente viene anche da fuori, anche da Palermo, anche da Catania. Noi siamo tantissimi gruppi. Purtroppo questo è un periodo bruttissimo per noi perché siamo stati fermi, continuiamo ad essere fermi con questo schifo, lasciate da dire, di Covid. Abbiamo le nostre associazioni mappoliate e diventate, perché se no dovevamo essere qua in molti, ma molto, molto di più. Io vi ringrazio per l'accoglienza, se la spendi la vostra accoglienza, ho conosciuto il suo assessore, una cosa particolare, davvero eccezionale, se lo ringrazio. E poi permettetemi ancora una volta di complimentarmi con il mio presidente, con il presidente Antonello Librando, che è davvero una persona particolare. Fatta la docenza tipica, docenza tipica della donna messinese, anche, non mi hai mai visto arrabbiato. Vabbè, quello ce lo siamo tutti, però è una persona dolcissima, davvero. Grazie e mi fermo qua. Adesso la consegna dell'attestato, un applauso. Anche il presidente di Vicari. Rotella, vieni, anche tu questo, vieni. Sono presenti tutti i gruppi dell'USAS. Quelli medievali. Quelli medievali. Quindi andiamo a Randazzo, mi sembra, Vicari e Santa Lucia. Antonella, dici tu quali sono presenti, così siamo più precisi. Allora, abbiamo il gruppo di Misineri del presidente Enrico Venturini, il gruppo di Randazzo del vicepresidente Musas Salvatore Modella, il gruppo di Vicari del presidente Francesco Bonelli. Ovviamente la situazione è composta solo da questi sono i gruppi medievali, perché non potevamo portare i gruppi dell'Ottocento, del Cinquecento, della Rocchia, era un'altra epoca. Faremo un altro evento molto epocale che a voi rendere. Sì, prego, signor. Aggiungo solo una parola, prendo spunto dal Presidente che lo ha detto, e per farmi un bene. Se Dio vorrà, lei di voi potete organizzare già prima la prima. Se non dovessi esserci io, ma l'amministrazione iniziale di questo, senz'altro farà ciò che è giusto fare per Santa Lucia e per tutti voi. Quindi, per quanto riguarda, siete già tutti pieni di prima la prima. Grazie, sindaco. Grazie. Proseguiamo adesso con il programma La danza arabe. Le meretrici mandate dal sultano in omaggio all'imperatore, a cura dell'associazione Antiche Corri.
tutti. C'è adesso il presidente USAS che vuole salutare prima di andare via. Purtroppo vi devo salutare, sono contentissimo, come dicevo prima, di essere stato qua, grazie sindaco, grazie a Sorella, ma noi dobbiamo passare, abbiamo 4 ore e mezzo di pullman, quindi andiamo sia io che il gruppo di Vicari, ma mi lascio in buone mani, perché ho visto che c'è Nino Scaffini, che è il top, lo vedrete dopo, e tantissima altra gente, il ballo di Pranazzo, ce ne sono cose belle. Quindi non andate via voi, noi purtroppo dobbiamo fare tanta strada. Grazie, siete stati meravigliosi, viva Santa Lucia del Mela! Grazie, buona serata. Grazie Presidente, un grande applauso ancora e complimenti. Buona serata. Continuiamo adesso con le esibizioni. Salutiamo anche il gruppo che va via. Costanza di Aranuna, reggente della singola carne. Costanza di aragonese progenie, nascitura dell'anno 1179. Amata figlia del reggente di Castiglia, Alfonso Castro, maritasti a Merino di Ungheria, e Virgo Casta abbandonesti l'aragonese patria, quando 14° anno de tua virginale vita et de divino amore punta donasti e purne a luce al prece Ladislao, lo giovine figlio voluto de morbo prematuro e de conseguenza lo frate di Amerigo re, anche costui de morte infame voluto, il nomato Andrea l'adannò malamente a coatto confino. L'oscuro uomo dalla puntuta falce, nomato morte, diede a Costanza dolorose pene per lo sposo emerito volsi scomparso. Costanza, per meditazio di religiose sembianze, donò vita a monastico di Venire. 5 lustri trascorse nell'eterno tempo e poste a monastico di Venire per conseguenza del Papa Romano intercessione, maritò Federico, benedetto prince delle 14 primavere nascituro. Da questo Imeneo divino ebbe nascitura vita Enrico Frence, prossimo e futuro reggente della germanica terra. L'uomo recato sposo Federico divenne imperatore e nello periodo suo imperiale assenza Costanza fu reggente della Trinacria terra. Spietato morbo nello 1222° anno estirpò vita della mulievole creatura, eterno simbolo della divina intelligenza e acutezza tutta, a lei sempiterna memoria, sic transit gloria mundi.
Complimenti Antonella Di Pirò. Thank you.
faccio adesso con un'altra petizione. L'associazione Sicula Aragonese. L'associazione Sicula Aragonese è l'associazione medievale siciliana più antica di Sicilia. Sono quelli con più storie, sicuramente, si sono loro di altri. E sono quelli più stanchi perché ieri sera sono stati a Giardogana in un evento di Francesco di Siracusa. Oggi sono qui con noi e venerdì, sabato e ci sarà l'evento nella loro città. Quindi ci vediamo tutti e mi viene da andare a Candasso a vedere le feste medievali. Esibizione Anello. Thank you.
Bravo!
tua mente tu dici visitas o tu store o iam amore virginale tu sarde o novus tu usava escovere o novus tu usava escovere o ringraziare personalmente Antonella e l'amministrazione comunale che mi hanno questa sera chiamato a intervenire. È stata un po' un'improvvisazione da parte mia, quindi chiedo scusa se c'è stato qualche attimo di suspense, ma questo è anche il bello della diretta. Adesso passiamo alla consegna degli attestati. Invitiamo il sindaco ad avvicinarsi e l'assessore Benedetto Merulla. Io comunque che ringrazio te, perché la nostra presentatrice designata ha avuto un problema tecnico, diciamo, ieri è risultata positiva al Covid e quindi lei poverina si è prestata in tempi record, si è resa disponibile, è stata super gentile, super professionale, quindi chiedo un applauso per la nostra presentatrice. Adesso le diamo il cartone, un piccolo omaggio floreale per ringraziarla del suo disturbo. Prego, Salvatore. È stato un piacere, complimenti per questa bellissima manifestazione che ho seguito sempre a distanza dal vivo, ovviamente è tutt'altra cosa. Grazie Antonella, grazie a tutti. Sì, certo. Ringraziamo Maria Caterina Calogero, grazie, grazie, come così famosa. Ringraziamo la nostra presentatrice, anche con così, dei poveri, con un'assettata, grazie mille. Io ringrazio voi, benissimo. Proseguiamo adesso con la consegna degli altri. Allora, ringraziamo. Allora, ringraziamo l'associazione Aragonese, invito Salvatore a raggiungerci. Allora, come vi dicevo prima, loro ieri erano impegnate già da Tana, venerdì, sabato e domenica saranno impegnate nella loro città di Randazzo. E ci siamo anche noi, quindi ne abbiamo stancati ulteriormente. Invitiamo tutti a raggiungerci, perché anche noi saremo presenti domenica a Randazzo per la prima volta che Randazzo veniva a Santa Lucia e la prima volta che noi andiamo a Randazzo. Perché la festa loro la facevano, la fanno l'ultima domenica di luglio, noi la facevamo pure l'ultima domenica di luglio e vi
deciso in segreto, abbiamo anticipato la data per convenire loro, perché ci tenevamo che è un bellissimo gruppo. Così sarà d'ora in poi, giusto? Certo. Ecco, il teo storico medievale più antico e bello di Sicilia, senza nulla togliere agli altri, sono veramente fantastici, bravissimi. Complimenti. Grazie a te, in particolare a Lorella, all'associazione Anita Torre e alla città di Santa Lucia. Grazie, grazie a te. Una foto ricordo. Grazie ancora. Procediamo adesso con... Ringraziamo, partiamo dal sindaco, visto che questo operativo ci chiede pure il microfono, aspettiamo per tutti. Quindi ringraziamo il dottor Sciotto, che comunque si è stato gentilissimo, ha avuto una pazienza infinita, è stato molto, molto disponibile ad accoglierci a supportarci in tutti i problemi che abbiamo avuto per la gestione di un evento così grande. Grazie dottore. Grazie a voi, per me vi vedo è un dovere, semplicemente un dovere, e sono grato a voi e a tutti i componenti dell'associazione, a tutti quelli che hanno partecipato, ma in generale a tutta l'associazione, perché Santa Lucia d'Ormella è questo, è innanzitutto questo, è una cosa incredibile che tanti comuni ci dicono. La gente per come lavorate, per la voglia che avete di stare insieme. Quindi noi facciamo solo il nostro dovere, e invece voi non è un atto tuo, non è un dovere per fare con voi, siamo noi che ringraziamo voi. Grazie anche per questo. Adesso andiamo, ce l'abbiamo accanto l'assessore. Quello della definita pazienza, quello che mi ha sopportato e supportato tutte le mie sfuriate, ora come faccio, adesso come facciamo, e mi ha risolto un sacco di problemi, l'assessore Benedetto Verona. Grazie, grazie Antonella, cioè, come hai detto il sindaco, noi abbiamo fatto il nostro dovere e ringraziamo l'associazione perché questa è una bella iniziativa e come ci ha detto il sindaco la porteremo avanti anche il prossimo anno, se ci saremo. Noi lo deliberemo prima, quindi comunque si sarà. Ma io ancora sono soggetto alle elezioni. Allora siamo delle mani di Dio, dai. Allora della legge ci aiuterà tranquillo a tutti. Allora, volevo ringraziare anche io Maria Caterina. Grazie. Sono a casa, quindi non c'è posto più bello di stare a casa. Quindi grazie a voi per questa opportunità e grazie ovviamente a tutti gli amici.
gira. E adesso ringraziamo un altro artista, che poverino, anche lui. È stato gentilissimo con la presentatrice, è stato sostituito pochi giorni fa perché la persona che ha segnato anche lui è risultato positivo al Covid. Quindi noi lo ringraziamo, Fabio, proprio dal profondo del cuore, per tutta la disponibilità e la santa pazienza che ha chiamato 100 volte Francesco oggi. No, grazie mille, è stato sempre un piacere. Sì, mi sono esibito varie volte qui pure a Santa Lucia, è sempre un piacere. Varie volte, sia con Nino che in altre occasioni. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti voi. Siamo Antonella per il bellissimo canto, la bellissima esibizione che ci ha regalato questa sera. Che comunque cantare è una cosa, essere soprano è un'altra cosa, è un'altra emozione ascoltarti. Grazie mille a tutti voi di questa bellissima esperienza. Grazie ancora. Sì, ti regalo un bacio di cuore per tutto il pensiero, per la disponibilità, per le consegne del nostro vicepresidente, per la parola in inglese. Proseguiamo con l'ultima esibizione, io ringrazio ancora tutti, ringrazio Antonella nuovamente, ringrazio il sindaco Matteo Sciotto e l'assessore Benedetto Merulla. Mi permetto di dire semplicemente una cosa, io seguo moltissimi comuni e devo dire senza alcun tema di smentita che l'amministrazione, il comune di Santa Lucia del Nera vola alto, quindi complimenti per tutto. E adesso spazio all'ultima esibizione di Nino Scaffini. Grazie a tutti e buon proseguimento di serata.
Grazie. Signori, che dire, io l'ho detto poco fa, sono a casa mia. Io abito qui vicino proprio, sono di Milazzo. Quindi voglio dire, per me ricominciare, perché per me ricomincia oggi la stagione dopo 2 anni che siamo stati fermi, e per me è veramente un grandissimo onore, e per questo devo ringraziare Antonella, che mi ha fortemente voluto qui questa sera affinché io potessi condividere con voi il mio spettacolo. E quindi comunque grazie, grazie a tutti voi, grazie a Santa Lucia del Mela, grazie, grazie di cuore. Una cosa molto importante che dico sempre al termine dei miei spettacoli: bambini, tutto quello che voi avete visto è vero, il fuoco è vero e brucia, il vetro è vero, taglia, non provate a farlo a casa, anche perché vi fareste male, soprattutto perché sporcate casa e mamma si incazza, ecco, per questo. Non lo fate a casa, a scuola sì, no, sto scherzando. Quindi mi raccomando. Beh, che dire, Antonella, è stata una giornata fantastica, un ritorno al Medioevo fantastico, ce ne voleva proprio. Grazie, grazie, grazie di cuore. Ancora grazie, sindaco. Sindaco, vieni, sindaco. Che il sindaco, il sindaco Sciotto mi porta fortuna a me, perché a Gualtieri ho lavorato, a Gualtieri, a Santa Lucia del Mela, a Santa Lucia del Mela. Quindi, sindaco, adesso come di rito lei deve fare la foto col serpente addosso. Le do la facoltà di scegliere quale. Aspetti, guarda, io ce l'ho. Io sono uno che delega sempre, quindi delego Benedetto. No, guardi, io ce l'ho, guardi, vediamo, aspetti. Dico che ce l'ho. Ne ho due, un paio, ecco. Sono di plastica. Sono, questi sono di plastica. No, ecco. Grazie a tutti. Grazie per averci tenuto anche con il fiato sospeso, è bravissimo, complimenti. Antonella, i ringraziamenti non finiscono ancora, quindi tu tieni ancora a dire grazie a qualcuno. Certo, perché devo infine ringraziare chi ha permesso questo, quindi i miei soci, i miei figuranti, l'associazione Antiche Topi, invito a raggiungermi sovrani. Deborah e Giuseppe, bravissimi che hanno sopportato il caldo con i nuovi vestiti, un applauso per favore. Loro sono stati i primi sovrani con questi costumi. Noi abbiamo deciso che ogni corteo, ogni manifestazione cambieranno i protagonisti, saranno sempre persone diverse, ovviamente dell'associazione, così tutti saranno sovrani, tutti saranno Federico e tutti saranno Costanza. E non possiamo dimenticare il nostro carissimo Pier delle Vigne, che adesso ci programmerà alcuni versi. Grazie. Sì, ma i versi, il canovaccio. Io sono colui che tenne ambo le chiavi del cor di Federico e che le volsi serando e disserando si soavi, che dal segreto suo quasi ogni om tolsi, fede portai al glorioso ufficio, tanto chi ne perdei di sogni porsi, la meretrice che mai dall'ospizio di Cesare non torse gli occhi putti, morte comune e delle corti vizio infiammò contro me gli animi tutti, e lì infiammati infiammarono, sì, Augusto, che dietro onor tornaro in tristi lutti. Grazie. Sergio, il signor Stefano dell'associazione Borgo Antico di Milazzo, e sono stato il poeta che ha recitato il testo su Costanza d'Aragona, e il nostro Pier delle Vigne che ha fatto tutta la sfilata nonostante il caldo, il costume pesantissimo, e ci ha deliziato con i versi della Divina Commedia. Grazie di cuore, buona serata a tutti.
Buona serata ancora e grazie a tutti.